libreria dei podcast della Corte Costituzionale. Incontri. Gianrico Carofiglio e Silvana Sciarra. Qualche tempo fa mi è capitato di scrivere un libro il cui titolo è Della gentilezza e del coraggio, che è un titolo inusuale, come tale è stato considerato da molti lettori incuriositi, perché i due concetti sembrano avere poco a che fare l'uno con l'altro. In particolare non si capisce cosa c'entri la gentilezza in un libro che parla di politica di discorso pubblico, perché è di questo che tratta. E io faccio una precisazione che c'è nel libro, ma che ho cercato di sviluppare in più occasioni parlando di questi argomenti. La gentilezza di cui si parla in questo libro non sono le buone maniere, la cortesia, il garbo, tutte doti che ci piacciono, ma che appunto non riguardano questa riflessione. La gentilezza di cui si parla nel libro è una fondamentale attitudine umana, molto spesso, troppo spesso oggi trascurata, una fondamentale attitudine umana di entrare in rapporto con gli altri e di gestire il conflitto, che è una componente inevitabile delle nostre vite collettive, evitando il più possibile procedure distruttive, procedure che neghino l'umanità dell'altro. In questo senso, quindi, la gentilezza, per quanto mi riguarda, è una virtù, una dote che prende le mosse dalla inevitabilità del conflitto nelle nostre esistenze individuali e collettive, va incontro al conflitto perché va incontro a chi ha una posizione diversa dalla nostra, alla ricerca non già di un evento distruttivo, ma di un tentativo di composizione. In questo senso, questa pratica, questa categoria concettuale richiama alla mente altre categorie in vari ambiti del sapere, anche categorie che sono incluse nella nostra Carta Costituzionale. La gentilezza di cui si parla in questo caso è una dote indispensabile per praticare un concetto, una qualità, una categoria che attraversa la nostra Costituzione, a cominciare dall'articolo fondamentale che la enuncia, l'articolo 3. L'idea di una società in cui gli incontri e scontri siano ispirati dal principio di solidarietà, che significa principio di percezione dell'altro, principio di consapevolezza che anche nella diversità di vedute e nella diversità di posizioni di interesse sia fondamentale per una società sana, una ascolto reciproco e una consapevolezza delle difficoltà, a volte insopportabili, come sta accadendo in quest'epoca, di chi si trova in condizioni meno buone delle nostre. Il successo dei populismi, la gentilezza è un antidoto alla propaganda populista perché cerca la verità delle cose. Il successo dei populismi non è tutto e soltanto fatto di manipolazioni, di notizie inventate, di comunicazione truffaldina. Esso prende le mosse anche da una situazione reale. La situazione reale che caratterizza sempre di più le nostre società, complessivamente sempre più ricche, è l'aumento insopportabile delle disuguaglianze. Anche durante la crisi della pandemia, noi abbiamo assistito
a un meccanismo che ormai è una costante della nostra evoluzione o involuzione sociale. I ricchi diventano più ricchi, la classe media si va sempre più assottigliando, quasi a sparire, e i poveri diventano più poveri e precari. Questa condizione generale che produce una inevitabile rabbia, l'aumento della disuguaglianza è inevitabilmente un fattore produttivo di rabbia, è la premessa per il successo dei populismi, che sono capaci di dare dei nomi truffaldini a quella rabbia, sono capaci di indicare dei capri espiatori, che è ciò che chi è terribilmente e giustamente arrabbiato cerca. Il dovere della riflessione politica, cui si ispira il principio di gentilezza come virtù guerriera, è invece esattamente il contrario: la capacità di sottrarsi alle semplificazioni, di sottrarsi al rischio dei populismi più o meno striscianti e di accettare però come una responsabilità inevitabile quella di combattere il sistema delle disuguaglianze. In questo senso, una delle mie frasi preferite è una frase di Adorno, filosofo tedesco. Egli diceva: la forma più alta di moralità è non sentirsi mai a casa, nemmeno a casa propria. È una rivendicazione del disagio rispetto all'ingiustizia come condizione esistenziale della quale credo oggi abbiamo tutti quanti molto bisogno. Credo che questi temi siano fondamentali per ogni riflessione sul futuro della convivenza civile. Mi piacerebbe molto sentire qualche opinione su questo dalla Corte Costituzionale. La cura che Gianrico Carofiglio presta al linguaggio, alle sue molte funzioni comunicative, è pari alla originalità delle sue scelte linguistiche. Ecco dunque che la parola gentilezza, proprio perché collocata nel quadro storico contemporaneo, assume significati del tutto peculiari e si presta a un confronto con il linguaggio della Corte Costituzionale. Così le parole coraggio e ascolto, ci dice Carofiglio, che non sempre si ascolta perché non si ha il coraggio di farlo. Questa affermazione può, secondo me, adattarsi anche a chi decide collegialmente e deve praticare l'ascolto. Innanzitutto deve praticare l'ascolto degli altri giudici nel collegio, poi deve ascoltare le voci delle parti che si ascoltano fra le righe delle tante carte da leggere e poi finalmente, quando se ne presentano le condizioni, le voci dall'esterno, quelle della società civile che si fa sentire attraverso il nuovo istituto degli amici curie. Parole, intese come atti linguistici e dunque vere e proprie azioni comunicative, incidono sul discorso pubblico e per essere percepite nella loro funzione normativa devono essere parole autorevoli. Mi tornano in mente vecchie letture di Habermas, le ragioni che legittimano le corti costituzionali nella comunicazione. Quando decidono sui diritti, sono stabilite prima, mentre il legislatore deve di volta in volta affermare i diritti e le loro garanzie attraverso le politiche legislative. Il diritto moderno, è sempre Habermas che mi torna in mente, pone al centro i diritti umani e lo Stato di diritto, concetti questi che non perdono di attualità e direi di incisività. Thank you.
La Corte Costituzionale, nella sua collegialità, si attiene a una pratica comunicativa condivisa da tutti i giudici, che si impone per la sua coerenza e la sua autorevolezza, ma senza dubbio per l'indipendenza del giudizio che precede ogni atto comunicativo. Dunque, ascolto non è affatto accondiscendenza, ma esercizio paziente e riflessivo che a volte ha bisogno di tempo per spiegare fino in fondo la sua profondità. L'esempio piuttosto recente della sentenza che si occupa del fine vita, per quanti soffrono a causa di patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche, psicologiche ritenute intollerabili, è un esempio importante. L'ascolto che la Corte era pronta a dare alla voce del Parlamento, invitato a decidere entro un termine fissato dalla Corte stessa, non c'è stato, perché dal Parlamento è venuto soltanto silenzio. Ecco allora il coraggio di una decisione di incostituzionalità parziale dell'articolo 580 del Codice Penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola il doloroso passaggio verso la morte. Questioni morali ed etiche restano sullo sfondo, ma la forza discorsiva delle norme va ricercata nell'autodeterminazione e nell'autorealizzazione, anche questi tratti tipici del diritto moderno. La Corte, nella stessa sentenza, dice che chi soffre è anche pienamente capace, cito, di prendere decisioni libere e consapevoli. Per restare nel clima dell'ascolto, nei confronti questa volta di un'altra Corte, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sempre più si va rafforzando un metodo comunicativo che valorizza il pluralismo costituzionale e proprio per questo si fonda sui valori condivisi della democrazia e dello Stato di diritto. Un ascolto si potrebbe dire oltre confine, ma si potrebbe anche dire con gli stessi auricolari. La tecnica del rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo per questioni interpretative e di validità pone la Corte Costituzionale italiana fra le più attente all'ascolto, ma anche fra le più proattive nell'esemplificare i valori fondanti e dunque caratterizzanti dell'impianto costituzionale. Ascolto reciproco, deferenza, collaborazione, parole comuni di un linguaggio comune che è quello condiviso dagli Stati membri dell'Unione. Parole in una sequenza temporale continua, senza che necessariamente vi sia una prima e un'ultima parola da pronunciare. Il rispetto dei diritti fondamentali è la risposta democratica a forme di populismo antidemocratico cui spesso Carofiglio fa riferimento nel suo lavoro. Ma cosa dice la Corte Costituzionale sulla tutela, per esempio, delle minoranze linguistiche? Lo ritiene un principio che supera, e cito, la concezione dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento, un rovesciamento rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, un principio che incontra il principio pluralistico riconosciuto dall'articolo 2 e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'articolo 3 della Costituzione. E ancora, parla sempre la Corte, la lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un connotato essenziale della nozione di minoranza etnica, che ha spinto il Costituente a definirla minoranza linguistica.
che altro dice la Corte su un tipo di tutele del tutto diverse da riservare a scelte intime della persona, non omologate a quello che appare un modello culturale prevalente? Dice, per esempio, non ci deve essere divorzio automatico per la coppia in cui uno dei due componenti della coppia stessa ha rettificato il proprio sesso, esercitando il diritto all'identità di genere. L'articolo 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo all'interno delle formazioni sociali, fra le quali è da annoverare anche l'unione omosessuale, ovvero la coppia non più eterosessuale, ma che, in ragione del progresso vissuto nel contesto del matrimonio, le parole sono sempre della Corte, reclama comunque di essere tutelata come comunità. La Corte ha anche precisato in altre decisioni che è degno di molta cura e attenzione il percorso di quanti, pur avendo ottenuto la rettificazione di sesso all'anagrafe, non si sono sottoposti a trattamento chirurgico, perché quest'ultima operazione non è un prerequisito, ma un mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Un altro esempio. L'attenzione della Corte per situazioni di particolare debolezza dovuta a disabilità. In una sentenza molto recente, nell'estendere l'incremento dell'indennità per gli invalidi civili totali a soggetti di età superiore ai 18 anni, la Corte ha ribadito che le scelte allocative fatte dal Parlamento nel bilancio vedono ridotta la discrezionalità del Parlamento stesso se vi sono spese costituzionalmente necessarie, dunque inerenti a prestazioni sociali incomprimibili. Gianrico Carofiglio sarà d'accordo con me. C'è gentilezza nei messaggi della Corte che ho citato. Riconoscere il diritto all'autodeterminazione per scelte che attengono alla persona è un'altra modalità per contrastare la violenza del linguaggio e dei gesti. Sfera pubblica e sfera privata divengono speculari e questa è la strada per la piena realizzazione del principio di eguaglianza. Mi capita di rileggere frequentemente una sentenza del 1996, la numero 89, che traccia in poche righe un sentiero sicuro per il giudizio di ragionevolezza, che è così centrale nelle decisioni della Corte. Il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione. A situazioni uguali deve corrispondere una disciplina identica. La disamina di questa conformità fra norma e principio deve svilupparsi dinamicamente, interrogandosi sul perché una determinata disciplina introduca una differenziazione e dunque si discosta dal principio. Ecco il cuore della ricerca orientata a cogliere la ragionevolezza, che assurge a criterio guida, se non a vero e proprio faro che illumina la razionalità comunicativa della Corte Costituzionale. Eguaglianza è parola che rimbomba con tutte le sue connotazioni nel momento drammatico della storia che attraversiamo. Eguaglianza nell'accesso alle cure durante la pandemia, eguaglianza nei doveri che gravano su tutti per prevenire il contagio. La Corte Costituzionale ha numerosi strumenti a disposizione che le consentono in qualunque situazione di bilanciare, di valutare il peso dell'emergenza e quello dei diritti. Lo scenario
certamente non si può negare, è complesso. Nuove e vecchie povertà, nuove diseguaglianze. Con la penna del giurista e dello storico dell'antichità, Aldo Schiavone ha fatto scorrere questo filo della storia nel suo libro Eguaglianza per scorgere rischi che possono attaccare qualunque teoria sui diritti umani. Sono molto frequenti nel suo scritto i richiami a Simone Weil. È il Novecento, l'arco temporale delle diversità, nelle democrazie, nei sistemi di rappresentanza, fra cittadini e lavoratori e fra individui. Ma, aggiungo io, è anche il secolo delle costituzioni del secondo dopoguerra, che hanno dialogato con le fonti internazionali per affermare la pace e tessere la trama dei diritti. La gentilezza delle corti costituzionali nella lotta contro le disuguaglianze è proprio nel suo linguaggio autorevole. Mi è tornato in mente il libro di un filosofo del diritto americano, Richard Abel, tradotto in italiano con un titolo indicativo, Le parole e il rispetto. Per individuare un linguaggio di riconciliazione fra gli eccessi della regolamentazione e gli eccessi delle teorie libertarie, le corti costituzionali devono creare con il proprio esempio rispetto nelle collettività cui rivolgono le loro decisioni. Gentilezza e rispetto, dunque, per avversare ogni forma di violenza verbale e fisica, per tutelare la democrazia, guardando alle minoranze, agli individui e alle loro libertà, alle loro scelte più profonde, al lavoro tutelato in tutte le sue forme, così come all'aspirazione verso una emancipazione sociale nel rispetto del principio di eguaglianza.